frontalieri. L'accordo del 2015 sul nuovo sistema di imposizione fiscale, impostato e approvato dagli apparati diplomatici, ma mai ratificato dai parlamenti, rimarrà lettera morta. Almeno fino a quando, al governo del paese, ci sarà la coalizione giallo-verde. Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, hanno deciso di comune accordo di non calendarizzare la ratifica dell'intesa. Subito dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, l'ambasciatore elvetico a Roma ha chiesto formalmente al presidente Roberto Fico di calendarizzare la ratifica dell'intesa del febbraio 2015. A quel punto, spiega Giovanni Currò, deputato comasco del Movimento 5 Stelle, ci siamo attivati affinché questo passaggio non ci fosse. Quindi una scelta politica concordata tra gli alleati di governo. L'accordo del 2015, firmato in prefettura Milano tra gli allora ministri dell'economia, resterà lettera morta. Peraltro, lo stesso deputato del Movimento 5 Stelle, Giovanni Currò, ammette che il testo dell'intesa rimane tuttora segretato. Anche per questo, dice, abbiamo chiesto di conoscere il documento nella sua forma integrale, sin qui disponiamo soltanto di alcune indiscrezioni. Ad esempio, sappiamo che l'accordo tratta di temi diversi tra loro e non soltanto della fiscalità dei frontalieri.